Grande Fratello 2018, malore improvviso, il pianto disperato e la lite furibonda. Aida Nizar è appena entrata nella casa del Grande Fratello 2018 ma sta facendo già molto discutere. I concorrenti della casa di Cinecittà hanno capito l'importanza del personaggio e il peso che potrebbe avere sul pubblico ed ecco che nelle ultime ore in molti si sono scagliati duramente contro di lei. Tutto è nato dopo che i concorrenti hanno trovato il lavandino della casa del GF15 sporco di vomito. Aida si sente male ed è bufera al Grande Fratello. La prima a puntare il dito contro la concorrente spagnola di questo Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso è stata Patrizia, la quale senza troppi giri di parole, ha accusato Aida di aver sporcato il lavandino e di non aver fatto niente per pulirlo. Sei stata tu per forza, ha chiosato Patrizia rivolgendosi ad Aida, che nel frattempo si difendeva dicendo di non aver vomitato e quindi di non aver sporcato il bagno. Eppure le cose non stanno proprio così. Le ultime di gossip che arrivano dalla casa del GF15, infatti, rivelano che solo in serata Aida ha scelto di mettere fine a questa diatriba nata tra i concorrenti. Ammettendo di aver avuto un malore al termine della seconda puntata in diretta di lunedì sera. La star dei reality spagnoli ha rivelato di essere stata poco bene con lo stomaco e di aver avuto degli attacchi di vomito che non le erano mai capitati prima d'ora. Alla fine, quindi, è stata proprio Aida Nizar ad aver sporcato il lavandino nel bagno, la sua ammissione. Però, non ha fatto placare gli animi all'interno della casa del GF15, dato che in molti hanno puntato il dito contro la donna, ritenendo che alla sua età doveva ammetterlo fin dal primo minuto. Malore in casa per Simone Coccia. E invece Aida ha fatto il doppio gioco e per tutta la giornata ha fatto sì che gli altri concorrenti si scannassero a vicenda per cercare il nome del colpevole. La donna, però, si è giustificata dicendo di essersi vergognata molto per quello che era successo. Subito dopo la confessione di Aida che è stato il pianto disperato di Patrizia, la quale è scoppiata dopo che in molti avevano ipotizzato che fosse stata lei a vomitare senza poi pulire il bagno. Ma questa non è l'unica clamorosa news che arriva in queste ore dalla casa del Grande Fratello, dato che ieri pomeriggio chi stava seguendo la diretta live su Mediaset Extra ha potuto notare che Simone Coccia ad un certo punto ha avuto un malore che lo ha costretto ad accasciarsi a terra. La regia nel momento in cui ha capito che Simone si sentiva male ha subito stoppato la diretta televisiva e quindi non sappiamo nel dettaglio cosa sia successo al fidanzato della Pezzopane.